La catechesi, o meglio in questo caso la pastorale giovanile che comincia alla grande nella chiesa di Caruscino e con il parroco che stiamo ad ascoltare adesso, il sacerdote dei giovani, anche egli un ragazzo, e Don Antonio è con noi qui in diretta quasi. Don Antonio Sì, Allegritti. grazie. A Carucino hanno sviluppato insieme al carissimo parroco Don Giuseppe ed un'equipe un bellissimo ciclo di incontri su San Giuseppe, prendendo spunto da un meraviglioso documento di Papa Francesco, Patris Corde. E hanno invitato vari sacerdoti a parlare, a spezzare la parola e a condividere delle riflessioni. Ed oggi tocca a me condividere le mie riflessioni sul coraggio creativo di San Giuseppe con un'attenzione, sì, come è stato detto bene, particolare per i giovani, essendo responsabile diocesano della pastorale giovanile, e quindi in modo speciale questo incontro è rivolto a loro, ma lo dice la parola stessa, il coraggio creativo. Da giovani si ha coraggio ed è necessario essere creativi, o meglio, si è creativi, c'è cioè la bellezza della creatività. L'importanza della figura di San Giuseppe. Sì, esattamente, una figura straordinaria al fianco di Maria, al fianco di Gesù, una figura anche spesso dimenticata, ma penso che non si offenda San Giuseppe perché ama molto l'umiltà. Sarà un ciclo lungo e annovererà tutte le famiglie. È anche un buon esempio per tutto il centro Italia, se non per tutta l'Italia. Esattamente, ed è un bellissimo esempio diocesano perché la parrocchia di San Giuseppe con l'equipe ha organizzato questo ciclo che coinvolge tutte le parrocchie della diocesi, tutti i sacerdoti e quindi si presta Carucino ad essere promotrice di un'iniziativa aperta a tutti.